Bentornati con noi amici di TG Architettura. Il Dipartimento Ministeriale dei Vigili del Fuoco ha emanato una normativa sui requisiti di sicurezza antincendio nelle facciate degli edifici civili. Il documento introduce sia una più appropriata caratterizzazione tipologica delle facciate in relazione agli aspetti di sicurezza antincendio da garantire, sia una migliore impostazione formale del documento in relazione a specifiche caratteristiche prestazionali. Ulteriori disposizioni presenti nella guida riguardano metodi di verifica della conformità della facciata ai criteri stabiliti, la reazione al fuoco dei componenti edilizi e le misure di sicurezza per il personale e le squadre di soccorso. Ed ora torniamo al tema concorsi. La Fondazione Bruno Zevi lancia il premio Bruno Zevi, appunto, concorso internazionale annuale con oggetto un saggio critico storico sull'architettura. Il bando è aperto ai dottori di ricerca che abbiano misurato esperienze nell'ambito dell'analisi di un personaggio rilevante nell'ambito dell'architettura e dell'evoluzione del linguaggio costruttivo nel corso della storia moderna. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 30 giugno 2013 e il saggio decretato vincitore avrà la possibilità di essere pubblicato nelle edizioni della Fondazione Bruno Zevi. Ed ora torniamo a parlare ancora di attualità. In caso di ristrutturazioni e demolizioni con successive ricostruzioni di edifici storici o inagibili, nel progetto deve essere riservato uno spazio ai parcheggi. Si è espresso così il Consiglio di Stato con una sentenza che ha stabilito che quando si realizza un edificio diverso dal preesistente, oltre ai titoli edilizi e ai vincoli di legge, deve essere rispettata la regola del diritto urbanistico, in base alla quale nel titolo abilitativo deve essere identificato lo spazio per i parcheggi. Si tratta infatti, secondo il Consiglio, di interventi soggetti al permesso di costruire che, comportando un aggravio del carico urbanistico, rendono necessario un aumento dei posti auto. Ed ora scopriamo un progetto davvero particolare, il complesso piscina estate-inverno Cantrida, realizzato nel 2009 in Croazia. È stato completato con la realizzazione della vasca con relativo castello per i tuffi, che porta la firma dello studio italiano di Alessandro Zoppini. Il complesso natatorio, costituito da due vasche al coperto, si presenta come uno dei più importanti della Croazia. L'approccio progettuale è stato quello di creare un impianto moderno che diventasse un punto di riferimento per la comunità locale di Rijeka e fosse perfettamente integrato nel bellissimo ambiente naturale circostante. Il progetto infatti presenta un minimo impatto ambientale nonostante la grande visibilità e la forte identità urbana.